Durante l'anno scolastico 2021-2022, due classi dell'Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti di Trento hanno sviluppato un progetto per migliorare la qualità dell'aria all'interno delle aule, evitando sprechi energetici. Gli studenti della classe 4A di Energia e 4A di Biotecnologie Sanitarie, in collaborazione con un'azienda del territorio, Rover Plastic SPA, hanno curato la progettazione e l'installazione di un'apparecchiatura per la ventilazione meccanica controllata. La nostra classe si è occupata di tutta la parte progettuale ed energetica del progetto. Gli studenti si sono suddivisi gli incarichi in gruppi, in base alle richieste. Il primo gruppo si è occupato della modellazione delle componentistiche della macchina VMC, realizzando tramite la stampante 3D i canali di uscita e di entrata dell'aria. La seconda parte della classe si è occupata prima della creazione della piantina dell'aula su AutoCAD e poi dell'utilizzo del software e del clima per i calcoli energetici. Infine si può vedere lo smontaggio dei vecchi cassonetti e la procedura di montaggio della macchina VMC nel nuovo cellino, e quanto sia facile la procedura di montaggio senza dover ricorrere alla modifica delle opere murarie. Lo scopo di questo progetto è misurare la qualità dell'aria della nostra classe. Per fare questa misurazione abbiamo utilizzato un misuratore di anidride carbonica che ora vi presentiamo. Il misuratore viene tarato con la quantità di CO2 presente all'esterno per poter confrontare i dati che prendiamo all'interno della nostra classe. Come prima misura abbiamo posizionato lo strumento vicino alla finestra e questo è il grafico dell'anidride carbonica ottenuto dalla misurazione di questo valore ogni minuto. La seconda misurazione è stata presa posizionando lo strumento in mezzo alla nostra classe, tenendo le finestre e le porte chiuse. Dal grafico si può osservare un picco che è dovuto al momento in cui abbiamo inserito lo strumento nella mascherina. Successivamente abbiamo fatto un'altra rilevazione tenendo accesa la ventilazione meccanica posizionata all'interno del cassonetto del Rover Plastic. Dopo una serie di misurazioni abbiamo raccolto tutti i valori in un unico grafico per poterli confrontare. La concentrazione di CO2 aumenta di 21 ppm al minuto senza ventilatori meccanici, mentre con i ventilatori meccanici aumenta di 15 ppm al minuto. Tutte le misurazioni effettuate e i valori ricavati sono stati riportati in una relazione tecnica. Migliorare la qualità dell'aria e ridurre gli sprechi energetici è dunque una missione possibile.